informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. Agguato a Rosarno, Antonio Pupo di 44 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L'uomo era in compagnia del figlio 18enne che è rimasto ferito. Ha percepito circa 3.000 euro grazie al reddito di cittadinanza. Angelo Accorinti, nipote di uno dei capi dell'Andrina operante nel territorio vibonese. Sieco ha presentato i nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti, 27 nuove unità per garantire un servizio più efficiente, un investimento di oltre 1 milione di euro. Ben ritrovati con la nostra informazione in apertura. Come avete visto dai nostri titoli, la cronaca, un uomo di 44 anni, Antonio Pupo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco la notte scorsa in un agguato a Rosarno. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'uomo si trovava nei pressi del campo sportivo della cittadina della Piana quando è stato avvicinato da uno o più sicari che hanno fatto fuoco. Soccorso e trasportato in ospedale a Gioia Tauro, Pupo vi è giunto cadavere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Assieme ad Antonio Pupo c'era anche il figlio Michele di 18 anni che è rimasto ferito in modo grave. Il ragazzo infatti dal pronto soccorso di Gioia Tauro è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Catanzaro. Antonio Pupo, che da quanto si è potuto appurare non ha precedenti penali, era un dipendente del porto di Gioia Tauro. Alla base del fatto di sangue potrebbe esserci una lite scoppiata tra più persone, poi degenerata. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e della tenenza di Rosarno con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. A Catanzaro sono stati invece presentati i nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti. Ci dice di più Antonio Capria. Una flotta rinnovata con 27 nuovi mezzi destinati a migliorare i servizi di raccolta di rifiuti sul territorio della città di Catanzaro, un investimento da oltre 1 milione di euro previsto dal capitolato d'appalto con cui la società Sieco si dota di un parco mezzi moderno ed efficiente. Andiamo a sostituire, ad integrare dei mezzi per la raccolta, dei mezzi per lo spazzamento a quelli già esistenti che furono acquistati qualche anno fa. Ed è la volontà dell'azienda di continuare ad investire nella città di Catanzaro. La flotta serve a supportare gli sforzi di una città che si distingue per i risultati nella raccolta differenziata, arrivata al 74% nel mese di luglio, e in cui le uniche significative criticità sono rappresentate dalle piccole discariche abusive. Abbiamo altre 15 fototrappole che cercheranno di dissuadere questi incivili, ma soltanto con la forza dell'amministrazione non ce la possiamo fare. Se non c'è una sensibilità da parte dei cittadini, diventa tutto più difficile. Per il sindaco Sergio Bramo l'efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti è il frutto di un importante lavoro di programmazione. Abbiamo consegnato i lavori 2 mesi fa dell'impianto di Halle, sono partiti i lavori, è un impianto di 60 milioni di euro. Abbiamo consegnato il progetto per 50 milioni per Lamezia Terme, quindi un revamping anche dell'impianto di Lamezia. All'interno di questo impianto c'è anche un macchinario che dovrebbe fare il lavaggio della plastica, perché a un prezzo la plastica lavata ce la pagano 10 volte in più e quindi in futuro potremo anche abbassare il costo della, diciamo, per i cittadini, per la tassa sui rifiuti, e continuiamo a lavorare perché su questo settore abbiamo investito tantissimo e i frutti oggi sono sotto gli occhi di tutti, una bella percentuale, ma soprattutto una città pulita. E dietro di noi se ne è avvantaggiata anche, diciamo, se ne sono avvantaggiati tutti i comuni. Si era intascato circa 3.000 euro beneficiando del reddito di cittadinanza, ma senza averne il diritto. Angelo Accorinti, colpito da una misura cautelare personale emessa nell'ambito della nota operazione Rinascita Scott, aveva indebitamente beneficiato dal mese di gennaio di circa 3.000 euro. Nipote di Giuseppe Accorinti, uno dei capi dell'Andrina operante nel territorio di Zungri, siamo nel Vibonese, Angelo Accorinti è stato scoperto dalla Guardia di Finanza
che lo ha denunciato alla locale Procura della Repubblica, che a sua volta ha chiesto al GIP l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, eseguito oggi, avente per oggetto la somma di 3.000 euro circa, quale profitto illecito derivante dalla commissione del reato. La Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza proseguiranno l'azione di contrasto in materia di reddito di cittadinanza per evitare che le somme possano andare a beneficio di boss mafiosi o altri appartenenti alle cosche, verificando anche l'esistenza di eventuali connivenze o mancati controlli ad opera dei soggetti preposti. Cambiamo argomento, un nuovo parco giochi dedicato ai bambini messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto in località Punta Cannone, a pochi metri dallo spettacolare scenario del castello aragonese di Le Castella. È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo parco giochi di Le Castella in zona Punta Cannone, a una manciata di metri dal magnifico scenario del castello aragonese. L'evento ha visto la partecipazione di quasi tutta l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Maria Grazia Wittenberga. L'inaugurazione del parco giochi segue quella già avvenuta a Capo Rizzuto e anticipa quella del centro cittadino di Isola in viale Gramsci, aree destinate ai più piccoli di cui l'intera comunità ne aveva bisogno, ora che anche i bambini avranno modo di svagarsi. L'idea del parco giochi di Punta Cannone era già stata proposta dall'ex assessore Guglielmo Liò con la giunta Girasole, con l'approvazione del progetto realizzato per tutta l'area dall'architetto Pasquale Lanatà e il finanziamento economico. Il parco era poi stato completato e inaugurato dalla giunta successiva, ma al contempo abbandonato se stesso in totale stato di desolazione, tanto da essere distrutto dall'incuria e dall'inciviltà di alcuni. La giunta Wittenberga, con il consigliere Andrea Liò in prima linea, si è subito messa in moto per riportarlo in vita con l'acquisto di nuovi giochi e il ripristino dell'area. Ringrazio il sindaco per il grande impegno mostrato nella realizzazione di quest'opera, afferma il consigliere Liò, una promessa mantenuta. In questo progetto sono stati coinvolti tutti, anche molti volontari e soprattutto il supporto di gran parte di assessori e consiglieri che hanno messo a disposizione anche la loro professionalità. Volevo ringraziare infine i ragazzi di San Leonardo che hanno regalato alla comunità una magnifica fontana fatta interamente a mano da due maestri della pietra. L'attore Marco Bocci ha aperto ufficialmente la 17ª edizione del Magna Grecia Film Festival, che ha visto la straordinaria partecipazione anche di Ron Moss. Bagno di folla per l'attore americano. Il primo red carpet è per l'attrice Barbara Chicchiarelli, madrina dell'edizione 2020 e per tanti attori e amici del Magna Grecia Film Festival come Alessandro Haber, Dino Brescia, Susi Laude ed Antonio Catania. Ma il grande protagonista della serata di apertura della kermesse ideata e diretta da Gianvito Casadonte è stato Marco Bocci, che nell'arena del porto di Catanzaro ha presentato a Tor Bella Monaca Non piove mai, il suo primo film da regista, che propone una storia ambientata nella periferia romana. Il film vuole parlare esattamente dell'opposto, vuole parlare di un ambiente che spesso viene visto come se fosse soltanto fatto, vissuto dalla criminalità, quando invece è vissuto da persone oneste, persone che lavorano, persone che si impegnano per sopravvivere e per esistere, che possono avere avuto in qualche modo un passato lontano, vicino a qualcosa di criminale, ma che in realtà fanno una vita totalmente onesta. Tra le star arrivate a Catanzaro per la 17ª edizione del Magna Grecia Film Festival, a conquistare il pubblico l'attore statunitense Ron Moss, l'indimenticabile Ridge di Beautiful, che dopo aver tenuto una masterclass nel complesso monumentale San Giovanni, ha ricevuto la prestigiosa colonna d'oro alla carriera, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Poi ancora sul palco il regista Francesco Ghiaccio e gli attori Marco D'Amore e Vinicio Marchioni per presentare il film Dolcissime, la storia di tre amiche inseparabili che fanno i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, che riflette sulla voglia di riscatto e sulla forza dell'amicizia, oltre gli imprevisti e le diversità. Sì, tanto siamo tutti testati. E ora andiamo a Campotenese, dove come ogni anno si sono svolti i festeggiamenti per omaggiare la Madonna della Neve, il servizio di Anna Rita Cardamone. Un rito che si ripete da anni, un omaggio dei fedeli e dell'associazione alla Madonna della Neve nella vecchia stazione di Campotenese, convertita nel 1997 nella chiesa della Nostra Signora della Neve. È la nostra mamma celeste, io la sento particolarmente, anche se quest'anno
Naturalmente, giustamente, i festeggiamenti sono limitati, ma partecipiamo con fede a questo momento, che è un momento che la nostra comunità vuole porre al centro dell'estate, guardando con fiducia a un prossimo futuro. Quest'anno, a causa dell'emergenza da Covid-19, la processione non si è svolta, ma non è mancata la benedizione da parte di Don Claudio Bonavita a uomini e mezzi dell'ANAS, sempre pronti ad intervenire in caso di bisogno. Le sirene dei mezzi hanno suggellato il momento di devozione alla Madonna della Neve, protettrice di questi uomini, pronti ad intervenire su strade ed autostrade in ogni periodo dell'anno. L'ANAS tutti gli anni opera in questo caso sul tratto della A2, che sia rivolta a una questione invernale, che anche nel periodo estivo, che siamo a disposizione della collettività, facciamo un servizio non indifferente. Come avete potuto dare un'occhiata, abbiamo numerose macchine che in questo caso possiamo vantarci di avere, che anche nel corso degli anni, con le problematiche che ci sono su tutto il territorio nazionale, andiamo anche a sopperire anche ad altri enti le problematiche che ci hanno, perché un parco macchine come l'abbiamo noi a livello nazionale magari è invidiabile. L'ANA ha presso Campotenese un grande parco macchine. Uno degli obiettivi principali che noi ci prefissiamo è quello di tenere l'autostrada sempre in sicurezza, per far sì che insomma, l'utente sia sempre nelle condizioni migliori su cui percorrere la nostra autostrada. Questo è possibile, come diceva prima il geometra Maradei, soprattutto per gli uomini, per le maestranze, per la professionalità che hanno e per i mezzi che abbiamo a disposizione, perché senza questi mezzi noi non potremmo garantire tutto quello che riusciamo a garantire, anche per il fattore neve, tant'è che questo Campotenese proprio nello specifico è lo svincolo più alto in quota rispetto a tutta l'autostrada, siamo a 1016 metri, che significa che veramente abbiamo bisogno di una protezione dall'alto che ci dia una garanzia e una protezione affinché gli utenti e gli operatori siano sempre guardati dalla sera. E con questo servizio per quanto riguarda la nostra informazione è tutto. Io vi ringrazio per averci preferito e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.